Rieccomi qua dopo un periodo di assenza forzata in cui il PC, insomma, non faceva il suo dovere, diciamo, cause di forza maggiore. Comunque adesso ho sistemato tutto, faccio solamente una breve panoramica di quelli che sono stati i miei acquisti di novembre e di dicembre. Non ci sono grosse novità, c'è una new entry che però non continuerò, avendo già visto l'anime. Anime e manga praticamente sono identici, per cui insomma non... cioè, essendo la storia praticamente uguale, non ci sono cambiamenti di sorta, è inutile star lì a riprendere qualcosa che conosco già. Comunque, detto questo, brevemente, ho comprato, eccolo qua, il numero 61 di Angel Heart. Insomma, praticamente la storia infinita. Iniziamo a bacchettare Hojo per il semplice fatto che questa storia, ossia questi ultimi due volumi, hanno visto una giornalista innamorata di City Hunter che voleva intervistarlo. È una storia già vista proprio dalla serie originale di City Hunter, per cui insomma non iniziamo a rifilare la solita minestrina riscaldata, insomma vediamo di inventarci qualcosina di nuovo. Poi passiamo a un'altra storia infinita, eccola qua, Inferno e Paradiso numero 42. Diciamo che le botte da Orbi si susseguono su quello che dovrebbe essere il guerriero perfetto, però, c'è un però, dovrebbe essere questo l'ultimo numero, almeno c'era, per così dire, una sorta di, non dico di preludio, di anticipazione che diceva che il 42esimo sarebbe stato il volume di chiusura. Invece, a fine volume, trovate un bel prossimamente e Inferno e Paradiso che si prende una nuova pausa perché i materiali dal Giappone, anzi, in attesa di nuovi materiali dal Giappone. Per cui, insomma, aspettiamo tipo 6-7 mesi per aspettare il volume 43, sperando che sia l'ultimo, perché onestamente. Questa storia qua inizia a diventarci un volume ogni 6 mesi, esce ancora un po'. Cioè, neanche Black Lagoon si è preso una pausa. Adesso altri 6 mesi ed esce il numero 10. Comunque, un volume che costa 6 euro, però come edizione li vale tutti. Anche se trama è un po' scarsino. Eccolo qua. Kitausen numero 11. Solita carrellata di bonazze e botte da Orbi. Anche qua, vabbè, la trama si scoprono praticamente, insomma, nuovi intrecci, nuovi retroscena, nuovi colpi, nuove abilità, nuove tecniche dei personaggi e poi, insomma, si prendono a legnate costantemente, una pagina sì e l'altra pure, tra uno smutandamento e l'altro. Praticamente questo è un hentai sotto mentite spoglie, eccolo qua. Poi appena posso vi farò la recensione in Focus On di questi volumi che ho preso. Allora, ecco qua la new entry di questi mesi, ossia Helsing. Anche qua sui vampiri. Ah, di Kitausen dovrebbero essere 16 volumi, insomma sono arrivati al dodicesimo. Per cui si spera che almeno questo arrivi alla fine. Eccolo qua, comunque Helsing sono dei volumi che costano tipo 5,90 euro l'uno, però l'edizione è ottima. C'è tipo sovracopertina e tutto, c'è anche un bel malloppo di pagine, insomma come potete ben vedere sono credo più di 200 pagine, poi ovviamente insomma vi farò la recensione in Focus On. Non intendo continuare Helsing per il semplice fatto che ho già visto l'anime, poi più avanti quando avrò un attimino più di tempo e con calma vi farò una recensione, un confronto tra anime e manga. Comunque detto questo vi saluto, vi auguro buon Natale, buonissimo anno nuovo e detto questo ciao a tutti, alla prossima.